Chi fa grandi imprese entra nella storia. Chi fa tante piccole buone cose, chi fa felice la gente, vive nelle sue storie. Storie semplici, eppure magiche, come quella di Leo. Ciao, stavo fuori di lei. E non la sai la storia. E quando stavo lì. Leo amava molto il suo mestiere. Era convinto che il buono fosse amico del bene, il gusto del giusto e il sapore dell'amore. Bravo, si è detto bo. I biscotti di Leo ti conquistavano subito. Il suo garzone si era innamorato, ma non aveva il coraggio di dichiararsi. Ma lei la sapeva lunga in fatto di dolcezza. E vissero tutti felici e contenti. O quasi. Così buoni che anche tu ti sentivi più buono. All'armistizio del 43 i soldati volevano far saltare per aria tutto il paese. Ma Leo seppe prenderli con le buone. Anzi, con le buonissime. E così quelli se ne tornarono al paese loro. Ciotavi! Ciotavi! I biscotti di Leo erano una forza della natura. Non pioveva da mesi, era tutto secco, i campi rovinati. Allora Leo si mise al lavoro, fece dei biscotti a forma di nuvola. Come li uscì dal forno? Beh, mo non esageriamo. Ah, venacchio. Oggi, dopo tanti anni, c'è ancora chi conosce la magia delle cose semplici e genuine. E la usa per rendere felici gli altri con tutta la bontà di cui è capace. Come quando c'era Leo.